ultimo concorrente della ultima categoria, last but not least, mi raccomando, Matteo Piano. Matteo, secondo me non ha 16 anni. Quanti anni hai? No, Matteo ha 16 anni, ragazzi. Non ha 16 anni, fammi vedere il documento. Il documento, ma sei impazzito? Documento. Mi fa vedere la patente che oddio, si prende a 18 anni. No. Non c'ha 16 anni. Ma scusa, c'è la... Ma sei ancora un pisco, come fai a avere la patente? Scusami, Chi è rubata? L'ho rubata. È mia, è mia. Conferma lo zio, lo dai. Lo zio! Sì, se conferma... Ma gli avete fatto prendere la patente! Vedi, oh grande Matteo, sei un grande. Ti Francesco, passo il testo, niente, purtroppo così. È andata così. Così a 16 anni, facciamo finta. Non è vero ragazzi, tutto lo scherzo, a 16 anni veramente, oddio Matteo, per carità. Cioè no, per carità, perché sei ancora giovane, hai tantissima strada davanti, ma tu canterai un bel... Ah, a proposito, ti stavo chiedendo al dietro le quinte, che scuola frequenti? Lo scientifico Tullio Levi Civita. Quindi Civita Vecchia? No, oddio, qua, dove... Roma. Ah, scusa, Civita, ah no, perché Civita vuol dire in latino, che vuol dire? Il nome. Ah, ok. Oddio, scusate. Ottimo, Matteo, scusatemi. Allora, Matteo, ci canterai un bellissimo pezzo di Francesco Renga. L'ultima occasione. E infatti, ultima per l'ultima occasione. Woo, sei un grande, vedi, senza farla apposta. Grande Matteo, ve lo lascio. Fantastico. È un po' per cambiare, perché sarebbe inutile, sarebbe solo per pietà, ed io non voglio più pretendere le cose che non merito da te. Solo per pietà, ed io non voglio più pretendere le cose che non merito da te.
diventi tipo a 25 anni, tipo un figaccione. Woo! Allora, Matteo, puoi accomodare? Ah no, grazie. Matteo, ma cosa dico? Valerio? Eccomi. Che cosa pensi di Matteo? Come, ti è piaciuto? Sì, la canzone era difficile perché cantata da Renga, che poi ha cantato Mina, cioè prima. Quindi è ancora più difficile, tu sei stato bravo e c'è una bellissima voce nelle note basse, specialmente. Ma pure su quelle alte, cioè andando su, sì, no, sì. Su. Però, accidenti. Cioè, è bravo lui, però nelle note basse c'ha una voce particolare che mi piace di più di quella alta. Ancora di più. Grande Matteo, bravissimo Teo, tutta la tua famiglia, guarda che belli. Prego, puoi andare, puoi lasciare il microfono al nostro valletto Francesco, se c'è ancora Francesco? Ah, ok. Oddio, sei qui, tu perché sei qui?